Anche nei rapporti tra le persone ci sono spesso lotte di potere. Sono tutti giochini di energie tra chi è il più forte. Tutto questo costa forza, costa energia. Quanto è superfluo tutto questo? Sowas von überflüssig. Liebe Freunde, cari amici, si deve fare molta attenzione a questi flussi di energia. E Bruno Gröning l'ha visto perché per lui erano visibili. Madre e figlia sono nella comunità. Ha visto subito cos'è successo. Sapeva esattamente perché la figlia era malata. Non perché fosse una persona cattiva, ma perché aveva una madre che la dissanguava e non la lasciava mai fare da sola. Hai bevuto tutto? Ti sei allacciata le scarpe? Nessuno può crescere così. Nessuno può diventare felice così. Nessuno può essere libero così. Così proprio non va. Anche questo esempio, come lo ha raccontato mia madre, di come arrivò una madre con suo figlio e per favore, per il bimbo, per il bimbo, per il bimbo, per il bimbo. Il pensiero sempre solo al figlio perché era malato. E improvvisamente la madre avverte dei dolori e dice «Mi fa male tutto, da capo a piedi». E quindi il signor Gröning dice «Sì». Ora lei sente ciò che sente sempre suo figlio. Era molto presa da se stessa ed egli le disse «Ora può andare a casa». E lei fu molto delusa. Dopo 3 settimane la madre è tornata con il figlio sano, perché Bruno Gröning in quel breve momento in cui lei non aveva pensato al figlio ma a se stessa perché tutto le doleva, era così concentrata su di sé che aveva dimenticato il figlio. Quell'istante Bruno Gröning poté utilizzarlo per dare al bimbo tutto ciò di cui aveva bisogno. Grazie a quell'istante il bimbo fu liberato. Prima lei dominava. Lui ha visto tutto e tuttora vede le lotte di potere nei rapporti tra le persone. Sono tutti giochini di energie tra chi è il più forte. Tutto questo costa forza, costa energia, è oltremodo superfluo. Cari amici, il corpo intero vive, tutto è energia, tutto è movimento, tutto è elettricità, fluisce, scorre. Lo Heilstrom lo sentiamo. Alcuni dicono che sia come una corrente elettrica. La struttura del corpo è meravigliosa. C'è un collegamento, un'unità tra corpo, spirito e anima. Potete immaginare come in questa struttura, incredibilmente complicata, questa forza fluisce armoniosa e mantiene tutto in vita. Noi, con tutte queste storie di odio, discussioni, litigi, rancori, gelosie, invidie, cose che sono energeticamente uno scatafascio e ancora tuoni e fulmini, diventiamo contratti. E quando lo Heilstrom potrebbe entrare, tutta questa gelosia ci contrae e non entra nulla. Fintanto che siamo così non passa nulla. A causa di ciò si crea una carenza di energia e poi ci chiediamo perché siamo malati. Allora andiamo dal medico. Polverine, palliativi, iniezioni e questo e quello, ma non si guarisce. Poi arriviamo in comunità, mani aperte verso l'alto, cuoricini aperti, lasciare andare tutto. Nessuno porta via nulla. Ah. E poi notate all'improvviso come le cellule del vostro corpo si rilassano. E dopo 2 ore, 2 ore e mezza, quando è finito l'incontro, cosa vi è successo? Cari amici, questo è normale. Questa è la condizione normale di una persona. Solo che pensavate che quella di prima fosse la normalità. È là che ci guida Bruno. Prestate attenzione al vostro corpo e se sentite qualcosa di strano, allora sapete, stop, qualcosa che non va. Sì, signor Häusler, allora basta che mi distendo nella vasca da bagno e nient'altro. Anche in vasca potreste avere pensieri negativi che fanno contrarre tutto. Ma lasciare andare, lo capite? E se lo fate ogni giorno, 2 volte al giorno, e sempre più spesso, con perseveranza, se rimanete in questo stato rilassato in cui tutte queste forze divine possono scorrere e fluire liberamente, perché sanno esattamente cosa devono fare, non dobbiamo far nulla, fanno tutto loro, cari amici, allora il corpo diventa sano e rimane sano. Perciò lasciate semplicemente da parte tutte queste cose negative. È molto più bello.